quale abbiamo lavorato per anni e sul quale esistevano anche atti formali deliberativi, veniva improvvisamente disatteso per intraprendere nuove vie. Comunque questo avviene alla politica e non al mio compito. E voglio anche dire che il testo di statuto che io ho elaborato è sempre stata una bozza di statuto e in questi termini l'ho sempre proposta a tutti i tre enti, perché ho sempre ritenuto opportuno che ci fosse anche la condivisione e ho sempre aspettato suggerimenti, modifiche, proprio perché volevamo, io da una parte e gli assessori che mi davano il mandato dall'altra, che si arrivasse ad una soluzione assolutamente concorde e condivisa da tutti. Quindi lo statuto che voi stessi avete nei vostri uffici è semplicemente una bozza, io non l'ho mai deliberata formalmente, né formalmente è stata approvata dal mio assessore secondo legge. Si trattava di un canovaggio sul quale attivare il confronto, come è stato ufficialmente anche evidenziato nella lettera di trasmissione che nel 2007 ho inviato. Confronto che, come richiamava l'assessore al turismo, io aspetto anche a seguito dell'incontro che si è maturato ad aprile in assemblea in occasione dell'approvazione della finanziaria. Mi attendo ancora che il rappresentante delle tre amministrazioni mi contatti così come mi era stato promesso, perché in assemblea il testo è tra l'altro che ho redatto 3 anni fa, bisogna anche adesso di alcuni aggiornamenti, sono passati 3 anni, qualche piccola vinatura, e quindi in questo contesto pervengono anche i suggerimenti e tutte le altre integrazioni che i 30 locali riterranno di proporre.